Ma sbandamento veramente, parliamo di 30 secondi in un arco di 100 minuti, insomma, è un po' riduttivo. Abbiamo fatto tutto quello che andava fatto, è chiaro, se non sbagli mai il gol non lo prende, l'abbiamo subito veramente nel primo minuto di gioco e dispiace, poi credo che veramente non c'è niente da dire, anche perché sul gol credo qualcosina di regolare sia stato da parte loro. Non abbiamo fatto uno, ce l'ha annullato ingiustamente. In più una partita giocata costantemente all'attacco senza mai subire assolutamente niente. Dispiace perché la classifica è lì da vedere, purtroppo siamo lì a rincorrere già da qualche partita che non riusciamo ad ottenere la vittoria e adesso manca la prima giornata, quindi siamo dispiaciuti, però è chiaro, giocando così veramente qualcosina nelle prossime partite faremo. Si torna a mani vuote, però si hanno avute le risposte sul piano caratteriale che si andavano cercando dopo qualche partita non al meglio. Sì, assolutamente, Palermo ha detto di tutti una delle squadre ammazza campionato, quindi oggi l'abbiamo messa sotto dall'inizio alla fine, quindi credo che ci sia poco da dire. Dal punto di vista caratteriale, insomma, oggi, ma anche in altre partite, poi è chiaro, il risultato pregiudica sempre il giudizio, però credo che oggi soprattutto a Pescara non si possa rimproverare niente. Ecco, diceva bene Zero, una sola squadra in campo è stata la migliore prestazione insieme a quella di Trapani, è mancato solo il gol. Sì, oggi sembrerebbe così, è chiaro che giocando in questa maniera se ne perdono poche. Anzi, era arrivato il gol poi, con scarpa. Il gol è arrivato, e ripeto, loro qualcosina di regolare si è stato, il nostro c'era, ma poi tantissime situazioni, oltre alle parate di Sorrentino, anche altre situazioni di pericolo nella loro porta, sulla riga addirittura, mancate di pochissimo. Rimproverare qualcosa oggi a noi non me la sento sinceramente. Dispiace perché comunque adesso la vittoria manca dalla prima giornata e dobbiamo rincorrere. È più importante aver ritrovato la prestazione o no? Sì, ma noi ci alleniamo sempre bene, chi segue gli allenamenti lo sa come lavoriamo e quanto ci impegniamo. A volte la domenica non sempre si riesce, però il sabato. L'involuzione del gioco ce l'ha stata in precedenza, adesso invece siamo tornati a ottimi livelli, no? Sì, è innegabile che oggi abbiamo fatto una gara costantemente all'attacco. E non rischiando niente dietro, quindi eravamo molto equilibrati e messi bene in campo. Dispiace perché comunque commentiamo la sconfitta.